Su il postino. Non riesco a decidere con quale giocare. Lo so, Pock. È difficile scegliere quando ci sono così tante cose. Oh, chissà chi è arrivato. Grazie. Wow, guardate quante lettere. Sì, Su, il postino ha avuto un bel da fare. Una per papà. Una per te, nonno. Grazie. Una per la nonna e una anche per la bisnonna. E per me niente. Ho paura di no, Su. Oh, a guardare bene è rimasta ancora una lettera, Su. Questa deve essere per me. È per il signor Zigmor. Chi è il signor Zigmor? E perché lui riceve una lettera e io no? Non vive nemmeno qui, giusto? No, non vive qui, Su. Il postino deve essersi sbagliato. Dovrò riconsegnarla all'ufficio postale. Oh, posso venire, mamma? Posso! Ma posso, certo, posso, Su. Posso. Sì! Mamma, non dovevamo andare all'ufficio postale? Ci andiamo, Su. Buongiorno. Cosa posso fare per voi oggi? Buongiorno, signor Zoe. Ci è stata consegnata questa lettera, ma non è per noi. È per qualcuno che si chiama signor Zigmor. Io invece non ho ricevuto nessuna lettera. Ah, c'è un problema con le poste. Bisognerà chiamare il postino per risolverlo. Un attimo solo. Oh, mi sembra perfetto, signor Zoe. Intende postino, Zoe. Oh, mi scusi. Postino, Zoe. Hai ricevuto delle lettere per me, postino Zoe? Ho paura di no, Su. Oh. Bene, diamo un'occhiata a questa busta. E adesso la mettiamo qui, pronta per la spedizione. Bello! Ottimo! Il signor Zigmor la troverà nella sua buca delle lettere domani mattina. Grazie, signor Zoe. Postino Zoe. Oh, ma certo, grazie mille, postino Zoe. È stato un vero piacere. Voglio mettere su il mio ufficio postale. Sarà divertentissimo consegnare tutte quelle lettere. Mi sembra una bellissima idea, Su. Ciao, Su. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Un ufficio postale. Esatto, nonno. Con i miei francobolli, Su. Mi piacciono. Peccato che non ho niente da spedire. Ma non preoccuparti, Su. Sono sicuro che riusciremo a trovarti dei clienti. Forse lei può essere la prima. Ah, eccola qui. La spazzola della bisnonna. Continuo a dimenticarmi di riportargliela. Non preoccuparti, mamma. Saranno le poste di Su a consegnarla per te. Oh, sarebbe bellissimo! Prima avrai bisogno di una busta. Ecco, prendi. Ora è pronto per la consegna. Postino Su, e dato che sei un postino così bravo, potresti consegnare questo al nonno? Il postino Su sarà lieto ancora di più. Nonno dice che hai organizzato un servizio postale. Così ti abbiamo portato delle cose da spedire. Una per la mamma. E una per il signor Zoe. Oh, grazie!
attimo. Ah, grazie, Su. Postino, Su. Ah, ma certo, postino, Su. E visto che sei un postino così bravo, ho una consegna speciale da affidarti. Oh, grazie. Questo pacco deve essere consegnato a Elsie. Appena avrò consegnato gli altri pacchi alla mamma e al nonno, glielo porterò. Può contare sul postino, Su. Mamma, ho un pacco per te da parte della nonna. Oh, ti ringrazio, Su. A dire il vero, mi fa piacere che tu sia qui. Ho moltissimi pacchi che vanno consegnati. Wow! E per chi sono? Quello grande è per papà, il piccolo è per la nonna e questo rotondo è per la bisnonna. E ne ho anche uno per Elsie e uno per il nonno. Oh, sono davvero molti, Su. Vuoi che scriva su ciascun pacco il destinatario? No, me lo ricorderò. Sono un postino. Consegna speciale per Elsie. Un pacco? È per me? Grazie, Su. Su? Oh? Non è per me. Non sono sicuro che questo sia per me. E queste non sono di certo per me. Oh, nonno, non sono molto bravo come postino. Avrei dovuto scrivere i destinatari dei pacchi. Beh, Su, potrai farlo la prossima volta. Oh, allora, quello che ti serve è una cassetta postale. Una cassetta postale? Certo, non puoi essere un vero postino se non prendi le lettere dalla cassetta postale. Giusto, così tutti potranno scrivere i destinatari dei loro pacchi e poi metterli dentro la cassetta. E così la prossima volta consegnerai tutti i pacchi alle persone giuste. Geniale! Oh! Abbiamo impacchettato di nuovo tutti gli oggetti, Su. Sei pronto per le consegne? Sì! Bisnonnina, è arrivata la cassetta postale! Aspetti, signor postino! Anch'io un pacco! Così hai preso tutti i pacchi e conosci anche i destinatari. Sì, nonno. Direi che è arrivato il momento di consegnarli. Il primo pacco è per la nonna. Oh, grazie, Su. Ah, deve essere arrivato il libro che stavo aspettando. Davvero delizioso! Grazie, Su! È un piacere, bisnonnina! Ciao, papà! Questo è per te! Grazie, Su! Oh, proprio quello che mi serviva! Ho ancora un pacco da consegnare! Consegna speciale per Elsie. Grazie, postino Su. Spero che questa volta sia giusto. Per forza! C'è scritto il tuo nome. La mia nuova bambola! Sei sicuro di aver finito, Su? Secondo me è rimasto ancora qualcosa nella cassetta postale. Dici davvero? Per me, per Su, il miglior
miglior postino del mondo, da parte della tua famiglia. Grazie a tutti!